Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Hi everyone and welcome back to my channel. Before we start with the actual exercise, so with the dictation, I would like to remind you about the Italki offer, buy one get one, so that if you buy an Italian lesson on Italki with a native speaker, you will get one for free. Italki is a website where you can learn a language, you can customize your lesson, and it is very convenient because you choose the time, you choose the place, because you learn from your computer. In today's video, as you can understand from the title, I'm going to do another dictation exercise, but this time it is going to be a beginner level dictation exercise, so it's going to be easier than the previous one, which was an intermediate level dictation exercise. And if you want to test your skills with that one, I will link it here and in the info box below, so you can check that out. For this video, I have chosen an extract from a very famous fairy tale for children, which is Red Riding Hood, and in Italian. As for the previous exercise, I'm going to read the text once without pausing, then I'm going to dictate the text, and then I'm going to read it again without pausing. I'm going to write the text in the info box below, but please do not check it out right now. You'll see that I look down because I'm reading the text, which I have written in my notes on my computer, so that's why I'm looking down. C'era una volta una bambina tanto dolce e carina che si chiamava Cappuccetto Rosso perché indossava sempre il cappuccetto rosso di velluto che le aveva regalato sua nonna. Un giorno sua madre le disse: porta una bella fetta di dolce alla nonna, ma fai attenzione nel bosco. La nonna abitava lontano, nel bosco. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò il lupo. La bambina non sapeva che il lupo fosse un animale cattivo e perciò non aveva paura. That's the text I'm going to dictate. You see, it's very short and simple. C'era una volta, era una volta, una bambina tanto dolce e carina che si chiamava Cappuccetto Rosso perché indossava sempre il cappuccetto rosso di velluto che le aveva regalato sua nonna. Punto. Un giorno sua madre le disse, due punti, aperte virgolette, porta una bella fetta di dolce alla nonna, virgola, ma fai attenzione nel bosco, punto esclamativo, chiuse virgolette, punto. La nonna abitava lontano, virgola, nel bosco, punto. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, virgola, incontrò il lupo, punto. La bambina non sapeva che il lupo fosse un animale cattivo e perciò non aveva paura. Punto finale. Okay, I'm going to read the text again without pausing. C'era una volta una bambina tanto dolce e carina che si chiamava Cappuccetto Rosso perché indossava sempre il cappuccetto rosso di velluto che le aveva regalato sua nonna. Un giorno sua madre le disse: porta una bella fetta di dolce alla nonna, ma fai attenzione nel bosco. La nonna abitava lontano, nel bosco. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò il lupo. La bambina non sapeva che il lupo fosse un animale cattivo e perciò non aveva paura. So, now take your time and do the exercise. Let me know how it goes, leaving a comment down below. I hope you enjoyed this video and I hope you find it useful and to practice your listening and comprehension skills. And also your writing skills. As always, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe if you haven't already and thumb up this video if you liked it, and I'll see you in my next one. Ciao ciao!